Radio Roma Capitale. L'unica radio a Roma che dà voce al cittadino. Buongiorno Max. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Caro Massimo, ciao, il salvalingua Francesco. 2017-2016. Oggi è l'ultima puntata della stagione, Sì, la nostra undicesima stagione, Francesco, 800esima puntata. Mamma mia, 11 anni di salvalingua, porca miseria. Senza mai uno stop. Allora Massimo, mettiamo le cose in chiaro. Estiva, sì, ci fermiamo per l'estate, visto che siamo in estate, cerchiamo di capire insieme le parole della nostra estate, o quantomeno quelle parole ed espressioni che magari proprio d'estate usiamo con maggior frequenza. E allora ci facciamo aiutare da Licia Corbolante, terminologa, grande esperta di parole, sul cui blog, che è un vero punto di riferimento per gli amanti delle parole, delle lingue, non solo quella italiana, dicevo, sul suo blog qualche giorno fa ha pubblicato un contributo proprio dedicato alle parole estive. Licia, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. Ben risentita, Licia. Francesco, tu giochi con il fidget spinner? No, non so proprio di che parli, Max. Sai quella torta di trottola che si fa girare tra le dita, va molto di moda, soprattutto tra i ragazzi. Capito, ma non gioco. Non è per te, insomma. Non è per me, almeno non ancora. Licia, non è proprio una parola nata in quest'estate, però possiamo dire che l'estate 2017 è anche all'insegna del fidget spinner. Un po' curiosa questa espressione. Ah, sicuramente. Sicuramente l'abbiamo visto anche nelle mani di personaggi famosi, il figlio di Trump, eccetera. Sì, è una interessante perché a molti sembra un nome proprio, invece non è un nome proprio, è proprio un'espressione descrittiva in inglese, perché in inglese spinner indica, è proprio molto generico, qualsiasi dispositivo che viene fatto ruotare attorno al proprio asse. E quindi può essere qualsiasi cosa che ruota. E invece fidget è interessante perché è un verbo molto particolare che non ha un equivalente in italiano e descrive quei movimenti continui, nervosi che si fanno, ad esempio come un tic, come ad esempio chi tamburella con le mani in continuazione, oppure se ha una penna biro, di quelle col pulsante, continua ad aprire e chiudere la penna biro premendo il pulsante. Quello è proprio il verbo che descrive tutti questi gesti nervosi, e l'idea è proprio che questo dispositivo serve a tenere le mani impegnate per chi tende ad avere questo, diciamo così, nervosismo nelle mani, e quindi l'idea è anche che possa essere un dispositivo che favorisce la concentrazione, perché si tengono occupate le mani e quindi si può pensare a qualche cosa. Probabilmente questo è un modo per promuovere l'oggetto. Secondo me è interessante vedere. Molto più semplicemente spinner, fidget spinner lo sento usare molto poco, insomma, lo spinner. Infatti è stato proprio interessante vedere come il dispositivo si è diffuso, diciamo così, a macchia d'olio in tutto il mondo contemporaneamente, e quindi è stato adottato l'anglicismo, però poi in italiano è stato semplificato in spinner, specialmente dai bambini, e questo è interessante perché di solito in italiano tendiamo invece ad abbreviare gli anglicismi formati da almeno due parole usando la prima parola, ad esempio beauty case, diciamo beauty, garden center, diciamo il garden. E quello è un accorciamento improprio, invece in questo caso l'accorciamento è stato fatto in modo, diciamo così, proprio, probabilmente anche perché è passato da dei bambini, forse hanno più intuizioni linguistiche, ma anche perché la parola fidget è poco familiare. Infatti molti la scrivono sbagliata, anziché fidget scrivono fitget, perché magari hanno più familiarità con la parola fit in forma e pensano che in qualche modo c'entri. Abbia che fare, certo. Quindi Sì, quindi interessante vedere che l'abbiamo già abbreviato e quindi adesso è spinner per tutti. Licia, lasciamo gli anglicismi per un attimo, vediamo qualche parola italiana. Per esempio, d'estate, Francesco, chi è che non usa il fantasmino? Che ormai è entrato nell'accezione comune, ma è un neologismo tipicamente italiano, Licia. Certo. Il fantasmino. Sì, questa mi sembra una parola, fantasmino, è una parola che forse però con cui hanno più familiarità le donne che gli uomini, perché forse le donne sono un po' più attente alle diverse nomenclature. Beh, non più però, guarda, fino a qualche anno fa sì, sicuramente sì. Adesso no, anche gli uomini, è come se noi usiamo i fantasmini.
Ma secondo me è una parola bellissima, perché avrebbe degli equivalenti, diciamo così, più neutri. Ad esempio, può essere a seconda dei produttori, c'è chi lo chiama salvapiede, calzino invisibile, oppure pariscarpa. Però fantasmino per me è una parola bellissima, perché proprio fa vedere la creatività dell'italiano e fa vedere come comunica proprio l'idea che è qualche cosa che deve scomparire, non si deve vedere e quindi deve rimanere nascosto. E proprio questa possibilità che abbiamo noi in italiano di usare questi suffissi alterativi, quindi da fantasma abbiamo fantasmino, che non è un piccolo fantasma ma qualcosa di completamente diverso, e fa proprio vedere questa creatività che possiamo avere in italiano, che magari potremmo cercare di sfruttarla di più anziché a volte adottare parole straniere. A proposito di parole italiane curiose, Licia, chissà quanti rimastoni nel concerto di qualche giorno fa di Vasco Rossi. I rimastoni chi infatti sono? Allora, io non so se la parola rimastone sia usata ovunque in Italia, però ad esempio in Emilia Romagna è usata tantissimo. Il rimastone è quella persona, diciamo così, non più un ragazzino, non più giovanissima, diciamo dai 50 anni in su forse, che si veste come ai tempi della sua gioventù e quindi è rimasto all'epoca, quindi un rimastone. Ad esempio, non so, certi signori con i capelli grigi ancora lunghi, magari la fascetta attorno alla fronte, magari hanno ancora queste giacche scamosciate con le frange, vestiti un po' come ai tempi dei figli dei fiori, ma si vedono ancora. Ecco, quelli sono i rimastoni, sono rimasti ai tempi della loro gioventù, e questo è un altro bellissimo esempio della creatività italiana con questi suffissi alterativi. Diciamo, per contrastare il calore, un toccasana è il cocomero, no? Però ci sono tante varianti dialettali del cocomero, quindi anche per chi ci ascolta, qualche suggerimento, perché a seconda di dove si trascorrerà la vacanza, magari ad usare la terminologia, non dico corretta, però quella più adatta nel contesto dove si va a villeggiare. Allora sì, questo è molto bello, perché fa vedere che in Italia ci sono tanti geosinonimi. I geosinonimi sono le parole diverse che in posti diversi vengono usate per descrivere la stessa cosa. E questo in italiano succede molto per nomi di cibi, di mestieri, nomi di oggetti, di strumenti di uso comune, che non sono stati standardizzati nell'italiano standard, perché l'italiano standard è una lingua di base letteraria, quindi magari non si parlava di queste cose. Quindi nel nord Italia si dice anguria, ad esempio nel Veneto, in Friuli il cocomero e il cetriolo, in Romagna ad esempio si dice cocomero. Poi esistono ad esempio delle bellissime carte, c'è un progetto che si chiama Aliquot, proprio scritto così, Aliquot, e fa vedere su carte geografiche le diverse parole. Quindi ad esempio in Liguria, a seconda dei posti, c'è sia pasteca, che dal francese pastec, oppure pateca. Al centro Italia il cocomero, in Abruzzo il citrone, al sud dovrebbe essere melone o melone d'acqua, e a quanto pare in alcune zone della Calabria anche zipangolo, zipangelo. Stiamo e chiudendo. Quindi basta grossissime. Ecco, nel cocomero stiamo chiudendo. Per chiudere, Licia, e per salutarci, però anche per dedicare una parola a chi magari non va in vacanza perché, ahi noi, non può permetterselo perché ha programmato altro. C'è una parola che ormai identifica da diversi anni questa situazione ed è staycation, che è una parola inglese, però credo che ci sia anche qualche sinonimo italiano, diciamo così. Sì, staycation d'origine americana, da stay, quindi stare, e vacation, parola americana per vacanza. Io ho provato anche un po' a chiedere, appunto, per chi non può permettersi. Allora, c'è adesso un'espressione neutra italiana che mi hanno suggerito, che mi sembra perfetta, che sarebbe vacanza a chilometro zero. Quindi dà proprio l'idea di, per chi non può farlo, è molto ecologica e così. Però ci sono anche delle espressioni italiane, ad esempio in Campania vado a Castò. E invece in alcune zone della Lombardia si dice vado a Castò, provincia di Caresto, oppure vado a casa. Mamma mia, ma sono interessante.
Sì, ma interessanti, perché ad esempio quello della Campania, vado a Castò, ca qui vuol dire qua, invece in Lombardia Castò, provincia di Caresto, ca vuol dire casa, quindi abbiamo due geo-omonimi in questo caso, la stessa parola che ha due significati che diversi, diversi. Dobbiamo chiudere! Bene, allora con queste parole dedicate all'estate, blog.terminologiaetc.it, questo è altro, insieme a Licia Corbolante e a tutte le sue analisi sulla lingua e sulle parole. Grazie Licia, buona estate, grazie anche a te. Grazie a voi e buone vacanze. Buone vacanze Max, grazie buone per tutto. A settembre, settembre recuperiamo e riprendiamo il salvalingua. Radio Roma Capitale.